Che cosa impariamo da questo melanoma? Un melanoma che urla da un punto di vista dermatoscopico. Voi ovviamente siete oramai bene avvezzi al disaccordo interosservatorio nella diagnosi istologica, no? Delle lesioni pigmentate, delle lesioni melanocitarie. Questo è un melanoma franco da un punto di vista dermatoscopico, è un melanoma inequivocabile da un punto di vista istologico. Che cosa ci insegna questo caso? Niente allora. No. Ci insegna che il disaccordo diagnostico interosservatorio non lo si rileva soltanto nella diagnostica delle neoplasie melanocitiche primitive dell'acute, ma lo si rileva anche nell'assessment dello stato del linfonodo sentinella. E questa è una cosa che non leggete da nessuna parte, però vi prego di credere che è così. La diagnostica sul linfonodo sentinella è perfino più difficile della diagnostica sulle lesioni melanocitiche primitive dell'acute. Perché questa è la istologia del linfonodo sentinella di questo paziente che aveva un melanoma di poco più di un millimetro di spessore. E vedete che queste sono cellule, questo è il melanà, che è un marcatore specifico di melanociti, e che queste cellule hanno dei nuclei piccoli, per cui sembrano cellule benigne, ma stanno dove non dovrebbero stare. Cioè nel nevo nodale io mi aspetto di trovarle qui nella capsula, mentre invece queste stanno nel parenchima. Per me questo era un dato morfologico molto forte in favore della malignità, per cui ho fatto diagnosi sulla base di questi criteri qua, sui quali non mi dilungo, ho fatto diagnosi di melanoma metastatico. Il caso è stato rivisto ad Ancona, in Ancona come si dice nelle Marche, e Marina Scarpelli ha cambiato la diagnosi in nevo nodale. Non contento di ciò, ho mandato il caso a Thomas Brenn a Edimburgo, il quale ha detto: io non lo so questo che cos'è. Allora, abbiamo imparato a riconoscere i nevi nodali, che sono chiaramente dei nevi nodali. Queste sono cellule morfologicamente molto blande che stanno nel contesto della capsula del linfonodo. Abbiamo imparato che in alcuni casi i nevi capsulari si associano un po' a piccoli gruppetti di melanociti morfologicamente simili nel contesto del parenchima linfonodale. Però dobbiamo accettare che in alcuni casi la diagnosi differenziale nevo-melanoma a livello linfonodale non siamo in grado di farli con confidenza. In questi casi, sulla base di questo lavoro, che è l'MSLT2 di cui ha parlato poc'anzi Gabri, sapete che questo lavoro ha dimostrato che non esiste differenza significativa di sopravvivenza nei pazienti con linfonodo sentinella positivo, sia che questi pazienti facciano solo osservazione, sia che questi pazienti facciano la linfadenectomia di completamento. Sulla base di questo, l'ASCO ha elaborato queste linee guida di cui ha parlato poc'anzi Gabriella, in cui si favorisce fortemente l'osservazione per melanomi primitivi inferiori ad un millimetro non ulcerato e per depositi metastatici unifocali al linfonodo sentinella. Poiché noi di solito i problemi diagnostico differenziali istologici li abbiamo nel linfonodo sentinella per depositi tumorali putativamente piccoli, non certo per sostituzioni submassive, allora io direi che possiamo favorire fortemente l'osservazione anche nei casi morfologicamente dubbi. Quindi dobbiamo accettare che esistano dei casi morfologicamente dubbi, come localizzazione di melanoma al linfonodo sentinella, i casi in cui la diagnosi differenziale rispetto ad un nevo nodale è una diagnosi estremamente difficoltosa da un punto di vista istologico, e suggeriamo nelle linee guida SIDEMAST, che sono in corso di pubblicazione, di gestire questi casi chiaramente come se fossero negativi al linfonodo sentinella, anche perché il putativo tumor burden sarebbe estremamente basso e non vale la pena essere aggressivi su questi pazienti. Quindi stato linfonodale indeterminato. Questo è quello che ci siamo appena detto. Questo è un caso di Fabio Piccerillo, non l'ho visto e quindi forse non è presente nella audience. È un caso piuttosto vecchio, risale a quando era a Benevento, si tratta di una lesione del gluteo di una signora di 47 anni. Il gluteo è un'ottima sede, come sapete, per i nevi di Spitz. 47 anni è un'età un po' borderline. Questa è l'istologia, vedete questo nodulone, questa lesione polipoide dermica, e c'è questo coinvolgimento asimmetrico dell'epidermide. Nelle neoplasie spitzoidi, secondo me, questo tipo di asimmetria è molto più preoccupante che non nelle neoplasie melanocitiche convenzionali. Questo è un criterio che è un po' maturato io personalmente nell'arco degli anni. Però a parte questo è un dettaglio della componente intraepidermica, le cellule sono abbastanza blande, c'è questo collagene sclerotico molto denso e ci sono questi fasci di elementi, vedete, che confluiscono ma che dissociano anche delle fibre collagene molto sclerotiche. Questo potrebbe far pensare che la lesione sia di vecchia data. Questa è l'altra metà della lesione, più inquietante perché è più piccola in realtà, è questa papuletta,
vedete, ma ci sono queste cellule chiaramente pleomorfe con melanina molto capricciosamente distribuite in questa componente dermica. Vedete qui è più forte in granello, questi elementi sono epitelioidei, veramente pleomorfi, un po' preoccupanti direi. Ci sono anche delle sporadiche figure mitotiche. Allora, la mia prima diagnosi fu quella di nevo di spitz desmoplastico, anche sulla base di alcune caratteristiche che venivano fuori dalle metodologie ancillari. Poiché inviai il caso a Vicenza, al gruppo di controllo di qualità delle diagnostiche delle lesioni pigmentate, e da Vicenza mi arrivò una diagnosi di tumore di spitz atipica, io ovviamente mandai il caso a terza opinione a Londra, e a Londra questo è il report, mi concluse il caso come nevomelanocitico composto con caratteristiche del nevo di spitz di tipo desmoplastico, quindi di fatto confermarono la mia diagnosi originale. Siamo tutti contenti? Che dite di questa clinica e di questa dermoscopia? Ci vedete qualche cosa di spizzoide in questa lesione? No, allora questo è chiaramente un melanoma che urla, peraltro la asimmetria che si vede dermoscopicamente è una asimmetria ben riprodotta anche in istologia, come vi ho fatto vedere prima. Cioè io con questo, per carità, non dovete fraintendermi, non è che la clinica sia superiore alla istologia, questo non potrà mai succedere, l'istologia ha un potere di risoluzione enormemente superiore e quindi è una metodologia superiore, su questo non c'è dubbio, però quanto più ballerini sono i nostri criteri istologici, tanto più forte il peso relativo del criterio clinico. Quando io ho un'istologia inequivocabile, non c'è nessun dato clinico che mi potrà far cambiare questa interpretazione morfologica. Ma se i miei criteri istologici sono ballerini, allora il peso dell'informazione clinica, età, sesso, sede e caratteristiche cliniche, diventa un peso ancora più rilevante per la diagnosi. E per inciso, poi, il caso venne esibito anche a Bosnian Luzar di Lubiana, il quale disse: sono molto preoccupato di questa lesione, io credo che sia più probabilmente un melanoma. Questo caso mi fa introdurre un concetto, che è quello della second opinion in dermatopatologia. Allora, è chiaro che la second opinion è molto protettiva da un punto di vista medico-legale, per me che devo refertare, no? Cioè, io do al paziente ed eventualmente al giudice l'impressione che ho fatto tutto il possibile per non sbagliare. Quindi questo è molto protettivo. Ma questa metodologia della second opinion è veramente protettiva per il paziente? Io ho qualche dubbio su questo, e questo lavoro, pubblicato recentemente su JAMA Network Open, mi dà in qualche modo una mano. Cioè loro hanno seminato una serie di vetrini tra patologi generali e dermatopatologi, e su questi vetrini è stata il gold standard di diagnostica, era una diagnosi di consenso tra Michael Pipcorn, David Elder e Ray Barnill, quindi tre mamma santissima della dermatopatologia mondiale, quindi possiamo assumere che questa diagnosi di consenso sia la diagnosi vera, la diagnosi più giusta o meno sbagliata per queste lesioni. Lo studio è molto complesso, non ve lo illustro in dettaglio, potete andare a leggere anche perché è open access, l'articolo è open access, ma quello che è sconvolgente è che ovviamente loro hanno simulato con questo studio una sorta di seconda e terza opinione sulle lesioni pigmentate. Bene, evidentemente, come ci si poteva aspettare, la metodologia, la strategia più safe, più sicura è quella di mandare in seconda, terza opinione un caso a un dermatopatologo. E fin qui, ovviamente, niente di nuovo, ce l'aspettavamo, ma quello che è incredibile è che nonostante i casi vengano visti in visione da un dermatopatologo in seconda o terza opinione, c'è all'incirca un 30% di melanomi, anche spessi, che resta sottodiagnosticato. Quindi questo è un dato sconvolgente. La second e third opinion non è veramente protettiva nei confronti del paziente. Io credo davvero, ne sono convinto, che più che la consultazione, più che il secondo o terzo parere, sia importante la correlazione clinico-patologica, il meeting multidisciplinare, la discussione multidisciplinare del caso. Perché probabilmente, in questo caso di Fabio Piccirillo che vi ho fatto appena vedere, se io avessi avuto a disposizione la clinica ab inizio, probabilmente non avrei fatto diagnosi di nevo di spitz desmoplastico. Caso numero 3 è un caso di Gianluca Petrillo. Luca invece presente nella audience, voi sapete, è praticamente il sosia di Vittorio Gassman giovane. È vero che è fondamentale l'inquadramento clinico dei casi dubbi o controversi, però è anche vero che noi dobbiamo sapere ben leggere la clinica.
Allora, questa è una lesione plantare, la signora aveva 69 anni, una lesione che ha una grossa componente giunzionale. Allora, cosa vi aspettate di trovare in una lesione che ha una grossa componente giunzionale, una lesione molto ampia in una paziente di 69 anni? Vi aspettate il melanoma, ovviamente. E invece questo non è un melanoma, questi teconi parlano molto in senso di, nel senso di nevo congenito, e la lesione è morfologicamente molto blanda sia in superficie che in profondità. Non ci sono figure mitotiche, nulla che possa far pensare istologicamente al melanoma. Vediamo la dermoscopia. Allora, chi di voi pensa che questo sia un nevo? È la miseria. Solo tu pensi che sia un nevo questo. E perché pensi che sia un nevo? Probabilmente perché in periferia si intravede una pigmentazione, diciamo, parallela sui solchi, probabilmente in alcune aree, perché probabilmente al centro si intravede, sia pure in maniera confusa, un pattern lattice-like, probabilmente. Qui? Segue un po' il decorso dei dermatoglifi. Però certo è una lesione molto asimmetrica, molto molto asimmetrica, con questa chiazza bianca che non si spiega molto facilmente in un nevo congenito, soprattutto considerato che la paziente ha 69 anni. Sulla base di questa dermoscopia io poi mi impaurì abbastanza, poiché Guido Massi aveva pubblicato da solo pochi mesi questo lavoro sul melanoma nevoide della cuta craniale, su casi che lui stesso, che è molto più bravo di me, ma lui stesso aveva sbagliato. Vedete, queste lesioni sono morfologicamente molto blande ed erano melanomi che avevano metastatizzato. Beh, allora diciamo, ridiscutiamo un pochino il caso con Luca Petrillo. Questa è la clinica. La paziente aveva 3 lesioni pigmentate su 3 dita differenti. C'è qualcuno di voi che ha un'interpretazione per questo? Ecco qua. Questo è il mio Photoshop sulla lesione. Allora, questi sono kissing nevi. Sono nevi congeniti che si sono sviluppati prima della 10ª settimana di vita intrauterina, per cui la proliferazione melanocitica si è separata in 3 dita diverse, ma originariamente era unica. Nei kissing nevi bisogna andare a ricostruire, proprio come ho fatto io con Photoshop, la lesione per valutarne la simmetria. Cioè, i kissing nevi sono molto frequentemente asimmetrici proprio perché c'è stata questa separazione delle diverse parti della lesione nella vita intrauterina. Quindi dobbiamo imparare a riconoscere la simmetria dei kissing nevi e quindi soprattutto, diciamo, interpretare correttamente quello che è il quadro clinico. Bravo Geppi, ti ringrazio. Vabbè, i miei complimenti sono assolutamente fuori luogo perché sono superflui. La clinica e l'istologia devono essere consistenti l'una con l'altra. Consistente non significa soltanto in accordo, ma significa clinica e istologia non devono tenere alcun elemento di contraddizione interna l'una rispetto all'altra. Questo è un caso di Maurizio Lestani, una signora di 38 anni, è una lesione nodulare, vedete, dell'elice. È una lesione nodulare brutta da un punto di vista dermoscopico, perché? Perché se è vero che in periferia fa vedere un po' di strie bluastre fuori fuoco, come si può osservare nei nevi blu, in realtà c'è del nero e quindi chiaramente è una lesione piuttosto inquietante. Poi è vero che l'orecchio è una sede speciale, però è una sede speciale piuttosto strana, perché in realtà su casistiche chirurgiche sono più frequenti i melanomi che non i nevi nella regione auricolare, quindi stiamo sempre un po' attenti a questi, tra virgolette, nevi in sede speciale. Ed è una lesione, vedete, è una cupoletta, ed è una lesione intensamente ed uniformemente, omogeneamente pigmentata, non c'ha niente nell'epidermide, però la lesione è atipica perché si attacca immediatamente al di sotto dell'epidermide senza apprezzabile o con solo sottile grand zone in alcune aree, ma la lesione è molto cellulare e attaccata al di sotto dell'epidermide, come potete vedere, ma nell'epidermide in sé non c'è nulla. Qui c'è un gruppetto di melanociti che sporge in maniera preoccupante, direi, dentro un vaso linfatico. E questo è il dettaglio citologico. Molti melanofagi, melanociti dendritici ed alcuni elementi fusiformi con una atipia che definirei monotona. Cioè, se vedete le singole cellule sono in sé atipiche, ma sono atipiche tutte un po' allo stesso modo, con un pleomorfismo che è soltanto focale, cioè il pleomorfismo non coinvolge tutta la proliferazione, ma coinvolge qualche cellula di qua e qualche cellula di là. Questo è il linfonodo sentinella in questo caso.
non c'è dubbio che questa è una localizzazione metastatica di questa neoplasia. Allora, questo è un melanoma che ha metastatizzato al linfonodo sentinella? No, perché io non ho i criteri per definire, morfologici per poter definire la lesione primitiva come melanoma convenzionale. Questa è una neoplasia melanocitica non convenzionale che si è andata a localizzare, che ha metastatizzato al linfonodo sentinella. E a dispetto della positività del linfonodo sentinella, questa paziente aveva un follow-up piuttosto lungo, 8 anni, di non evidenza di malattia. Queste caratteristiche cliniche sono abbastanza ripetitive in questa tipologia di lesioni, che si chiamano melanocitoma epitelioide pigmentato. Sono lesioni che hanno una positività al linfonodo sentinella fino anche nel 50% dei casi, ma praticamente la disseminazione a distanza e l'eventuale morte correlata con la malattia sono degli eventi da considerare del tutto eccezionali. E quindi nel paper iniziale su questa entità, il melanocitoma venne effettivamente descritto come una neoplasia melanocitica maligna di basso grado. Poi per alcuni anni questo concetto è stato un po' lasciato nel dimenticatoio, ma io credo che questo concetto vada assolutamente rivalutato. Ci sono i tumori melanocitici convenzionali, quelli che noi vediamo nella nostra routine quotidiana praticamente sempre o quasi sempre. Quasi tutti i tumori melanocitici che noi vediamo sono di tipo convenzionale. Poi però esistono queste neoplasie melanocitiche rare che hanno un comportamento biologico completamente differente e che probabilmente da ascrivere ad una neoplasia melanocitica maligna di basso grado del tutto diversa rispetto al melanoma convenzionale. Qualche anno fa abbiamo raccolto una piccola casistica con Elvira Moscarella, vi faccio vedere un po' di dermatoscopia per cercare di capire insieme quali sono le caratteristiche cliniche che possono essere indicative di un melanocitoma epitelioide pigmentato. Si tratta in genere di lesioni blu che per un motivo o per un altro meritano di essere asportate, o perché c'è il blu e il nero, o perché ci sono strutture cristalline che sono piuttosto strane in un neo blu, o perché c'è questo aspetto molto carnoso, veramente molto strano in un neo blu, o perché, e questo è davvero inquietante da un punto di vista clinico, ma questa lesione venne asportata perché era stata riportata a essere in crescita da parte del paziente. Quindi io esprimerei un po' qualche piccolo dubbio rispetto a quello che ha detto Geppi a proposito dell'anamnesi, cioè l'anamnesi va sicuramente valutata, come diceva, mi trovo più d'accordo con Giovanni, l'anamnesi va valutata in seconda battuta rispetto alla morfologia, però l'anamnesi nel termine di racconto del paziente io una qualche importanza gliela darei ancora personalmente. Quindi il PEM è una lesione Bruninus-like che per un motivo o per un altro merita di essere asportata, però istologicamente il PEM in realtà, il melanocitoma epitelioide pigmentato, è una lesione che esibisce differenti gradi di atipia, non è sempre atipica allo stesso modo. Questa è una lesione blanda, morfologicamente molto blanda, che pure aveva un deposito tumorale al linfonodo sentinella. Questo è un caso di Modena, di Anna Maria Cesinaro, in cui la lesione si vede una lesione più atipica, in cui c'è un coinvolgimento chiaramente asimmetrico dell'epidermide, c'è una componente giunzionale che da quest'altra parte non c'è, la lesione è anche un po' disomogenea da un punto di vista di distribuzione del pigmento. E questo è un caso invece chiaramente maligno da un punto di vista morfologico. Quindi quando l'istologo fa diagnosi di melanocitoma epitelioide pigmentato, il mio suggerimento è quello di compilare una sorta di checklist di criteri. Questi criteri che ho cercato di elencare qui e sui quali non mi dilungo, questi criteri però non vanno utilizzati per una diagnosi differenziale benigno-maligno. Queste lesioni sono tutte a basso potenziale maligno. Questi criteri vanno utilizzati così come noi utilizziamo i criteri prognostici nello studio del melanoma convenzionale. Cioè, non è che noi sulla base dell'ulcerazione o dello spessore della lesione o delle mitosi noi facciamo diagnosi di melanoma. Però una volta fatta la diagnosi di melanoma, noi utilizziamo questi criteri, ulcerazione, mitosi, spessore, livello, fase di crescita, eccetera, come degli indicatori prognostici. Anche in questo caso vi suggerirei che i vostri istologi dovrebbero fare lo stesso lavoro, utilizzare questi criteri non per una diagnosi differenziale benigno-maligno, perché queste sono tutte lesioni putativamente maligne, però questi criteri possono aiutare a stratificare la lesione in diverse categorie di rischio clinico diverso. Basso rischio non significa rischio zero, però naturalmente possiamo ipotizzare che al crescere delle atipie istologiche cresca anche il rischio che la neoplasia si comporti in maniera aggressiva.
Caso numero 5 è un'altra neoplasia, è un caso che riguarda un'altra neoplasia di queste non convenzionali. Non convenzionali. Allora, diagnosi clinica alla baseline nevo di Mischer, la ragazza viene mandata a casa naturalmente senza nessun ulteriore controllo, questa è la dermoscopia, è un nevo di Mischer del volto. Ok. La ragazza non è che venga sottoposta, che venga diciamo inquadrata in uno schema di follow up per questa lesione, la ragazza torna a controllo per tutt'altri problemi dopo 2 mesi. Però Matteo Auriemma, che è il dermatologo che mi ha inviato questo caso, mette di nuovo il dermatoscopio sulla lesione del volto che ha documentato 2 mesi prima. E questa è questa volta la, scusatemi, la dermatoscopia. Vedete che rispetto al precedente sono comparsi in quest'area una ipopigmentazione più spinta e soprattutto queste strutture vascolari, se volete, simil basalioma. Per cui Matteo ha asportato immediatamente la lesione. Allora, voglio essere chiaro, non è che noi dobbiamo sottoporre a follow-up sistematico le lesioni nodulari, però ai nostri pazienti un'occhiata ai nevi dermici la dobbiamo pur dare col dermatoscopio, perché la possibilità che un melanoma insorga per un fatto meramente casuale in un nevo dermico è una possibilità rarissima ma non eccezionale, quindi dobbiamo considerare anche questa possibilità. Quello che si vede istologicamente è fondamentalmente per la gran parte una lesione nevocitica convenzionale dermica banale, morfologicamente banale anche qui, morfologicamente banale anche in profondità, però qui non è più banale, sono elementi epitelioidei molto atipici, qui diventano un po' più piccoli ma formano tappeti di cellule, sembrano essere elementi come noi definiamo plasmocitoidi, ricordano le plasmacellule, un po' pleomorfi, e ci sono delle figure mitotiche in questo campo ad alto ingrandimento, addirittura 3, quindi la lesione è davvero molto atipica. Che cos'è questa lesione? Allora, non è vero che l'immunoistochimica non aiuti mai nella diagnosi di lesioni pigmentate, questa è un'immunocolorazione per BAP1. BAP1 è una proteina, una proteina antioncogenica che è costitutivamente espressa dalle nostre cellule normali, ma viene persa in alcune neoplasie, anche in alcune neoplasie melanocitiche, e vedete che all'aggiunzione il BAP1 nei nuclei, perché la positività del BAP1 è nucleare, in questi melanociti all'aggiunzione, sia isolati che intechi, il BAP1 è perso a livello nucleare, la colorazione è negativa, quindi questo significa che questa è, e vedete anche nel derma, la colorazione nel nucleo è negativa, il nucleo non è rosso come dovrebbe apparire normalmente. E quindi questo è un BAPOMA, è una neoplasia melanocitica BAP1 deficient, però nel contesto delle neoplasie BAP1 deficient questo tumore è particolarmente atipico. Voi sapete che il BAPOMA è stato descritto inizialmente in una condizione sindromica, pazienti con lesioni multiple, simil fibroma, lesioni rosse, questi pazienti sono a rischio di sviluppare melanomi e neoplasie maligne internistiche, quindi bisogna sapere individuare questo tipo di neoplasia, però in realtà i BAPOMI possono essere anche sporadici come questo caso. Vi faccio vedere questo caso di Maria Teresa Corradin, che clinicamente ricorda molto onestamente un basalioma, anche la dermoscopia ci sta per un basalioma, e questo in realtà è un BAPOMA, di nuovo vedete i nuclei delle cellule del BAPOMA sono negative alla proteina, ma questo BAPOMA era meno atipico della lesione che abbiamo visto prima, molto meno atipico. E invece al contrario c'è quest'altra lesione che mi ha prestato di Beatrice Vergier, questa è la clinica, c'è questo nodulino rosso insorto nel contesto di questa lesione che sembrerebbe essere un nevo congenito superficiale da un punto di vista clinico. Di nuovo la neoplasia, vedete, nei nuclei è negativa, perché questi sono nuclei di linfociti positivi per BAP, questi sono nuclei di melanociti negativi per BAP, quindi è un BAPOMA, ma a piccolo ingrandimento si capisce immediatamente che questa è una neoplasia maligna morfologicamente. Per cui io credo che anche quando si fa diagnosi di BAPOMA, come quando si fa diagnosi di melanocitoma epitelioide pigmentato, il patologo deve compilare una sorta di checklist di criteri che di nuovo non aiutano a fare la diagnosi differenziale benigno-maligno. Queste sono lesioni da considerare tutte non benigne o a basso grado di malignità. Questi criteri servono per stratificare il rischio che questi pazienti hanno, per poter incasellare la lesione in questa sorta di scaletta che va dal nevo di Wiesner, completamente benigno, al melanoma con BAP1 deficient. Quindi questo è, per riassumere, la dermoscopia di questo caso, che io trovo personalmente essere estremamente illustrativo, estremamente didattico.
Caso numero 6 è un caso di Riccardo Pellicano, un ragazzo di 7 anni, lesione della gamba, della coscia. Oddio, chiaramente data l'età e data la depigmentazione reticolare, tu ovviamente pensi immediatamente al nevo di Spitz. Devo dire che ci sono dei vasi che onestamente non sono bellissimi e probabilmente il motivo dell'asportazione è stato questo pattern vascolare non perfettamente punteggiato che si vede in questa lesione. La lesione in effetti è molto atipica perché c'è di nuovo questo coinvolgimento asimmetrico dell'epidermide, qui a più forte ingrandimento, ci sono tappeti di cellule con questo pleomorfismo confluente, cioè le cellule sono tutte diverse l'una dall'altra e le cellule pleomorfe sono disposte l'una a fianco all'altra, non sono disposte isolatamente nel contesto della lesione. Ecco qui pleomorfismo confluente, però non ci sono figure mitotiche. Lesione con caratteristiche morfologiche da tumore di Spitz atipico. Questa lesione era positiva a FISH per gain del gene della ciclina D1, sulla base anche di questo venne all'epoca effettuato il linfonodo sentinella, che esibiva il classico pattern di positività dei tumori di Spitz nel linfonodo sentinella, cioè praticamente piccoli depositi tumorali sottocapsulari. Questo è il pattern caratteristico di localizzazione linfonodale dei tumori di Spitz, come vedete. Questi sono i gruppetti di melanociti in sede sottocapsulare. Questo bambino venne non venne sottoposto a radicalizzazione, non venne sottoposto a linfadenectomia di completamento, grazie a Dio, ma venne sottoposto ad una TAC total body una volta ogni anno e considerato che ogni TAC equivale a 70 radiografie convenzionali, il rischio era che diciamo, i medici ammazzassero il paziente, non che il tumore di Spitz ammazzasse questo povero bambino, finché Riccardo, stufo di questo andamento, mi mandò il caso e disse per favore dimmi che questo non è un melanoma. E non era un melanoma. Ora, io per carità, ho perso il follow-up di questo paziente, ma abbiamo un follow-up senza eventi, vecchio di 9 anni. Quindi anche nelle neoplasie spizzoidi, una volta fatta diagnosi di nevo di Spitz atipico, tumore di Spitz atipico, il patologo dovrebbe, a mio avviso, compilare una sorta di checklist di criteri che consente di discriminare qual è il rischio che questa lesione, da un punto di vista morfologico, può avere. E quindi questa è la stratificazione di rischio delle neoplasie spizzoidi da nevo di Spitz a tumore di Spitz maligno. Allora, io credo che però noi dovremmo, diciamo, un po' differenziare probabilmente le nostre strategie sulla gestione dei tumori di Spitz tra tumori di Spitz dell'età infantile, preadolescenziale o peripuberale rispetto ai tumori di Spitz dell'adulto, che sulla base dell'età probabilmente hanno un rischio maggiore. Questo è un ragazzo di 17 anni, un ragazzo americano, che fece l'asportazione della lesione e ricevette la diagnosi istologica e pensò bene di scapparsene negli Stati Uniti. Un caso che Paolo Broganelli ricorderà benissimo. Era una lesione verrucosa a cellularità estremamente elevata. Le cellule sono molto molto atipiche tra di loro, vedete, molto disomogenee tra di loro. La cellularità è elevatissima, molte cellule disposte in tappeti a tutti i livelli della lesione. Tappeti di cellule atipiche. La prima diagnosi, anche sulla base, non nascondiamoci dietro un dito, sulla base della giovane età del paziente, la prima diagnosi fu tumore di Spitz severamente atipico. Però questa è la clinica che mi diede Paolo all'epoca, clinica molto inquietante, questa è la dermoscopia, direi ancora più inquietante, anche in questo caso probabilmente non ci sono elementi morfologici per poter pensare che questa sia una neoplasia autenticamente spizzoide. L'anno scorso ho ricevuto questa inquietante mail da Rossizza Lazzova riguardante questo paziente, di cui ovviamente ho lasciato soltanto le iniziali. Questo caso aveva metastatizzato a distanza, era stato testato con questo nuovo set di analisi molecolare per espressione multigenica ed era risultato positivo, quindi con questo test la positività favorisce un'ipotesi per melanoma, ma soprattutto Rossizza indicava che questo caso aveva la mutazione di BRAF V600E. Le neoplasie spizzoidi possono avere un coinvolgimento di BRAF, ma non in termini di mutazioni, in termini di traslocazione, che è una cosa diversa. La mutazione V600E è una indicazione forte a che quella non sia una neoplasia spizzoide, ma una neoplasia convenzionale. E se è una neoplasia convenzionale, deve essere per forza un melanoma. Noi abbiamo un anticorpo che funziona benissimo in paraffina, che si chiama VE1, che identifica con elevata sensibilità e specificità la proteina BRAF V600E mutata. Quindi nelle neoplasie spizzoidi il patologo dovrebbe spendere 5 euro per fare questa determinazione, perché se questa proteina è positiva dobbiamo partire dal presupposto che quella sia una neoplasia melanocitica non spizzoide ma convenzionale.
Quindi, diciamo, io credo che quando ci troviamo ad esaminare al microscopio una neoplasia melanocitica atipica, noi dobbiamo porci un primo quesito, e in questo la clinica, come avete visto con un paio di esempi, può dare una mano. Stiamo vedendo una neoplasia melanocitica convenzionale o una neoplasia melanocitica di queste inusuali, di questi potenziali neoplasie melanocitiche a basso grado di malignità? I melanocitomi. Allora, io in passato per i melanocitomi proponevo una strategia attendista, quindi facciamo una riescissione e controlliamo lo stato del linfonodo sentinella. Però io direi che, ecco, sulla base di queste caratteristiche di rischio che vi ho fatto vedere con il melanocitoma epitelio depigmentato, tumore di spizza atipico e BAPOMI, sulla base di queste caratteristiche morfologiche di rischio, noi possiamo cercare di stratificare i nostri pazienti. Considerate che in alcuni casi è difficile la diagnosi differenziale tra ciò che è spizzoide e ciò che spizzoide non è. Considerate che l'età adulta rappresenta a sua volta un elemento di rischio da un punto di vista biologico per questo tipo di neoplasie, sulla base del fatto che noi non siamo obbligati più, grazie a Dio, a fare la linfadenectomia di completamento se il linfonodo sentinella è positivo, io sto proponendo ultimamente, in maniera, devo confessarvi, molto timide, per queste neoplasie melanocitiche, tra virgolette, speciali, di basso grado di malignità, limitatamente ai pazienti di età adulta e limitatamente ai casi con morfologia ad alto rischio, sto proponendo il linfonodo sentinella non a fini diagnostici, non a fini stadiativi, ma lo sto proponendo come una sorta di completamento dell'asportazione chirurgica radicale. Questo è da sconsigliare probabilmente a livello del collo, perché la percentuale di failure della procedura dell'infonodo sentinella al collo è elevata ed è sicuramente da sconsigliare in età prepuberale per tutta una serie di criteri. Ma in pazienti adulti, in età tardo adulta, con caratteristiche morfologiche di alto rischio, tutto sommato non vedo perché no, visto che non siamo più forzati a fare la linfadenectomia di completamento. Quindi questo è l'algoritmo che inizialmente avevo fatto vedere, proposto dall'ASCO. Io direi che si può proporre il linfonodo sentinella favorendo fortemente l'osservazione quando abbiamo una morfologia equivoca del linfonodo sentinella e quando stiamo facendo il linfonodo sentinella su neoplasie melanocitiche a basso grado di malignità. Vi risparmio queste conclusioni, potete anche trarvele da voi, e questo è uno splendido esempio di correlazione clinico-patologica. Ho sforato di 2 minuti e me ne scuso.